tutta la comunità internazionale vincerà questa sfida e sarà in grado di farlo non soltanto attraverso il lavoro della coalizione internazionale, ma anche attraverso il lavoro delle nostre unità culturali, economiche e diplomatiche. L'Italia è uno dei paesi più impegnati nella coalizione internazionale contro Daesh. Abbiamo oltre 700 uomini delle nostre forze armate nella coalizione internazionale. Per numero e qualità siamo tra i più presenti paesi. E oltre all'unità dell'esercito e delle forze armate, lasciatemi fare un che ringrazio di cuore, e a cui va il mio pensiero, il pensiero di tutto il governo, fatemi ringraziare in particolar modo i carabinieri, un centinaio di carabinieri che hanno fatto e stanno facendo addestramento delle forze di polizia irachene. Pensate che proprio in questi giorni è in corso il passaggio di consegne a Ramadi tra le forze armate irachene e le unità della polizia irachene, molte delle quali sono state addestrate proprio dai nostri carabinieri. È dunque un elemento che ci fa e ci rende orgogliosi e contemporaneamente ci rende molto fiduciosi sulla capacità del governo di Al-Abadi e dell'intera organizzazione dello Stato iracheno di riuscire a affrontare la nuova fase che si apre.